Questo libro, Anni 70, aspetti dell'arte contemporanea in Italia, è il primo volume della collana Archivio Parlante, Voci dell'arte contemporanea dell'Archivio Enrico Crispolti. Raccoglie un gruppo di lezioni che Crispolti tenne nel 1994 per la scuola di specializzazione dell'Università di Siena, dove insegnava dagli anni Ottanta. È un tema non consueto per quel periodo, in cui non c'era ancora una narrazione di quegli anni e soprattutto era molto insolito che fosse tema di un corso universitario. Non dobbiamo aspettarci una marcorda della testimonianza del critico militante che in quegli anni si occupa di arti visive e partecipazione sociale, che è il titolo di un libro di quel periodo. È un libro che in realtà risente di quello che Crispolti stava facendo negli anni 90, e in particolare del fatto che stava licenziando proprio nel 94 il terzo volume della pittura italiana del Novecento per un'importante collana di Electa. Per questo qui si parla di pittura e si riaffrontano temi cari a Crispolti, come la lunga durata, la lunga eredità della pittura informale e delle modalità poetiche dell'informale anche nell'arte povera e in altre forme dove meno ci se lo aspetta. E quindi è uno sguardo non canonico, molto legato alla sua esperienza dagli anni 50 in poi, e soprattutto è un'esemplificazione del metodo che Crispolti stava mettendo a punto proprio in quegli anni in un altro libro, Come studiare l'arte contemporanea, e soprattutto è un esempio della sua idea di uno sguardo orizzontale, cioè di un approccio di accertamento alla ricerca d'artistica in atto che fosse il più possibile vicina a una mappatura fedele della concomitanza di alternative e di ricerche artistiche. E questo per Crispolti era un modo di mostrare come la ricerca artistica, la ricerca storico-artistica, potesse essere un esempio di dichiarazione politica, come se fosse un atto democratico. E questa è una lezione ancora valida anche per le generazioni che non seguirono le lezioni di allora.